Ben ritrovati con Teramon Channel, ultimo appuntamento dell'anno 2011 perché poi ripartiremo con la ripresa del campionato in gennaio. E se dovevamo conoscere anche l'amarezza della prima sconfitta in campionato, è arrivata in una partita che sinceramente insomma, nessuno avrebbe voluto perdere, ma che nel gioco del calcio ci sta, anche per la legge dei grandi numeri ci sta. Della partita parleremo ovviamente bene perché fra qualche istante vedrete che abbiamo gli interlocutori migliori per poterlo fare, ma non parleremo solo di questo, parleremo di una settimana che ha preceduto anche l'evento nel corso della quale la società Teramo Calcio, che non è venuta meno a nessuna azione che una società che vive il territorio deve fare, ha fatto con un incontro istituzionale che c'è stato nella giornata di giovedì all'Hotel Abruzzi di Teramo con tutti gli sponsor e gli organi di informazione, poi ovviamente parleremo anche della partita ed è arrivata anche una cartolina da Riccione, è arrivata pochi minuti prima che andassimo in onda e di questa cartolina magari con gli auguri che formuleremo ufficialmente da Teramo Channel chiuderemo questa trasmissione. Vi invito però a vederla perché di ironico non c'è nulla, di realtà c'è moltissimo e anche di quello ovviamente parleremo oggi con chi? Con il presidente del Teramo Luciano Campitelli, che ringrazio per essere con noi, anche perché era un impegno che avevamo assunto prima della partita, quindi rispettarlo fa onore alla società. E con il tecnico del Teramo, Roberto Cappellacci, che ringrazio particolarmente per essere con noi a distanza di poco tempo, però a consuntivo di un girone, credo che sia un atto dovuto nei riguardi della nostra tifoseria. C'era Marco De Antonis ieri ad Ancona per noi ed è giusto che sia qui. C'era Andrea Costantini a vivere la realtà di un pomeriggio che qui in studio non abbiamo vissuto benissimo, neanche noi ovviamente, e che è compagno di viaggio del nostro settimanale. Ringrazio il supporto tecnico di Gilberto Marinozzi, Silvio Gentile e Marco Pediconi che operano per la messa in onda di questa trasmissione che apriremo con, in una maniera inusuale fra qualche istante, ma non possiamo all'indomani della prima amarezza del campionato dopo 16 risultati con 13 vittorie, non lo dimentichiamo mai, giriamo con 5 punti di vantaggio sull'Ancona, con 6 sulla Civitanovese, con 7 sulla Samb, sfido chiunque ad aver potuto immaginare questo rendimento di questa squadra, però dicevamo anche la sconfitta, la prima, e quindi oggi Campitelli, oggi Roberto Cappellacci ci diranno come l'hanno vissuta a caldo, come la vivono a 24 ore dall'esito di questo confronto. Presidente. Io la vivo benissimo, perché oggi criticare una squadra che ha fatto tutto questo sarebbe pazzia assoluta. Per me abbiamo fatto un giorno di andata che rimetterei la firma per farla anche nel giorno di ritorno. Rispetto all'anno scorso abbiamo 4 punti in più, l'anno scorso chiudemmo a più 1, quest'anno abbiamo chiuso a più 5. Ieri forse per la prima volta non abbiamo avuto quel pizzico di fortuna, perché alla fine se non veniva quel nubifragio, se quel pallone che è andato a finire sul palo per colpa del vento, perché lì è venuto proprio un nubifragio completo, avevamo pareggiato la partita e noi oggi stavamo qui a dire che era il Teramo imbattuto. Ieri ci hanno accolto in un modo molto violento tutti, noi appena siamo entrati in mezzo al campo, anche io come presidente e gli altri miei collaboratori ci hanno sfrattato subito, un ambiente ostile, parole che non mi metto qui a ripetere, una squadra rognosa che interventi oltre il limite del regolamento. Qualcosa faremo vedere. Che cosa dobbiamo dire? Che forse noi teramani non ci rendiamo ancora conto che siamo primi in classifica, che avevamo 8 punti di vantaggio e che forse meritiamo qualcosa in più, anche come sostegno morale, come sostegno cittadino e come sostegno da parte un po' anche dell'in di Teramo, perché credo che lì la partita l'avevano preparata proprio su questo e alla fine ci sono riusciti. Noi siamo troppo signori, forse è giusto che lo siamo, però in certi frangenti credo che dobbiamo far sentire anche
chi siamo, perché forse ci siamo snobbati un po' troppo tutti da soli, perché più 8 non c'è stata quell'ambiente che ha scosso sia la squadra che i dirigenti che tutti. Cioè, quando si sta più 8 è tutto normale. Se noi oggi fossimo a meno 10, penso che intorno a noi ci Ci sarebbe sarebbe più subbuglio. subbuglio e quindi quel pizzico in più che deve scattare. E oggi stare sempre primi, vincere sempre, forse fa male. Mi conviene che il giorno di ritorno tolgo qualche ragazzo importante perché forse si apprezzano poi di più le cose. Cioè, mi sto facendo anche questo, di quello che ho visto ieri ad Ancona, oggi mi domando, ma tutti questi sacrifici che facciamo, non parlo per il tifoso, perché il tifoso ci segue, però all'interno della città vorrei più entusiasmo, più cattiveria anche nei confronti di chi viene allo stadio. Noi questo oggi non lo vedo e secondo me per il futuro dovrà essere l'arma in più che ha il Teramo, perché oggi Teramo dà fastidio a tutti, dà fastidio come società, perché quello che ho visto io ieri, noi se l'Ancona dovesse vincere o se punterà a vincere il campionato rispetto a loro siamo una spanna di livello molto superiore. Ho visto un campo abbandonato, quindi noi con tutti i problemi del campo, anche lì a prescindere il tappeto, che Sarebbe lì veramente preferibile. era un parquet vero di erba, e difatti secondo me il primo tempo abbiamo sofferto anche certi passaggi perché non siamo più abituati a giocare sull'erba, perché ci rallentava molto la palla, sono stati sbagliati dei passaggi a livello di pubblico. Preferisco il nostro, che è molto più obiettivo. A livello di cattiveria agonistica ieri, sia da parte della squadra che da parte del pubblico loro, dei dirigenti e tutto, forse quello noi dobbiamo acquisire, quello se vogliamo veramente vincere il campionato, perché se noi al nostro bel gioco, al tutto il nostro di società, che io quando vado allo stadio, la prima persona che vado a salutare sono i loro dirigenti o il presidente, perché tanti presidenti manco ci si conosce. Io non so chi è Marinelli, perché io ieri sono entrato come se noi siamo entrati, ma nessuno, non si è avvicinato nessuno, non conosco nessuno dell'Ancona, nessuno. Conosco solo un signore che mi ha detto che doveva andare fuori perché Era un'area era riservata ad un'area altri. riservata ad altri. Ho fatto quello senza nessun tipo di problema, ma quando verranno da noi non è che farò in quel modo, farò come sempre abbiamo fatto, andrò a salutare il presidente e chi di loro sono vicini alla squadra. Riportiamo Quindi, in cabina, Presidente, sopra. Facciamo ma sedere sopra questo con noi. è Teramo, però quella cattiveria la dobbiamo acquisire tutti, perché quello ce l'ha insegnato Proviamo a solo chiedere quello. a Chissà che partita sarà Roberto, quella proviamo. dell'ultima Ma giornata. dai, all'ultima Speriamo giornata avremo qualcosina. chiuso i conti. No, Mi ma io fai non parlo, chiedere, mi fai. non parlo per l'Ancona, Io parlo in Sì. generale. Chiunque, Del andiamo a settore. Civitanova, andremo a Civitanova noi dobbiamo cacciare quel tipo di atteggiamento come squadra, come tifosi e come dirigenti. E poi ti chiedo una cortesia, a Civitanova mi devi mandare non più lui, ma No, bensì non più lui perché ha perso. Ma bensì chi purtroppo tu non se ne parla Io ti ho riportato un e punto in una partita persa, non te lo dimenticare, che quindi quello era un sai chi punto. devi mandarmi e non si Già è discute, che fatto, perciò già è organizzata, ma con largo anticipo. Ma non mi dirai che sono cose che ci hanno colto impreparati, nel senso che era facilmente prevedibile, al di là del fatto che si chiami Ancona, che l'Ancona riservasse alla capolista con 8 punti di vantaggio nella partita della vita un certo atteggiamento, una certa accoglienza. Ma io posso parlare solo del campo perché poi queste situazioni non le ho vissute, non le ho vissute e comunque credo alle parole del mio presidente. Per quanto riguarda noi invece abbiamo trovato quello che ci aspettavamo, c'è una squadra che giocava contro la prima in classifica, tra l'altro una squadra in grossa competizione con noi sin da quest'estate che aveva perso per strada dei punti. E che si trovava a una distanza dove, se loro avessero perso la partita con noi, sarebbero andati a 11 punti. E
e di conseguenza avrebbero poi sofferto molto per poterci recuperare. Quindi quello che noi sapevamo, ma già dal martedì, quando abbiamo accennato alla partita con l'Ancona, perché sempre accenniamo il martedì qualcosa della partita successiva, si era detto che al di là dell'aspetto tecnico, dove comunque l'Ancona ha fior di giocatori e comunque in settimana si sapeva che avrebbero preso dei giocatori ancora più importanti, abbiamo anche preventivato che ci avrebbero accolti come era giusto fare, secondo me, nel senso che una partita che tu non puoi vincere solo di fioretto, ma devi metterci l'anima, e a volte anche più dell'anima, perché per vincere le partite ci vuole di tutto. E quindi io non sono per niente meravigliato che magari qualche giocatore nostro abbia dovuto un pochino girare largo per evitare rogne, o che comunque il clima, anche in una rimessa laterale magari sbagliata dall'arbitro o in una punizione data o non data, si fosse infiammata, perché loro avrebbero dovuto fare questo, e questo noi ci aspettavamo, quindi noi non siamo sorpresi di nulla. Abbiamo forse notato a parte inverse, forse lo avremmo fatto anche noi, no? Penso di sì, poi bisogna anche avere le giuste caratteristiche per poter fare un certo tipo di partita, perché ci sono ambienti dove ci sono piazze calde, non è il caso di Teramo, ma io di questo ne sono contento, al di là che a volte possa portare anche qualche punto in più alla squadra, però io sono sempre del parere che le persone, i dirigenti, i tifosi, così, debbano sempre comportarsi in maniera civile e matura. Anzi, a volte sono i giocatori che, presi dall'impeto, dal fatto che il clima sia caldo, possono fare delle stupidaggini, ma suppongo che i dirigenti si debbano sempre comportare in maniera egregia e debbano sempre smorzare i toni. Quindi, per tornare a noi, ho visto una squadra forte, anche caratterialmente, parlo dell'Ancona, una squadra che ha fatto di tutto per vincere la partita, che comunque ha sofferto anche la nostra qualità, perché noi non siamo una squadra che non ha qualità, quindi una squadra che dimostrava anche i punti in classifica quanto eravamo bravi. E purtroppo in questa partita, insomma, abbiamo fatto qualcosa in meno là davanti con dei giocatori che a volte invece ci fanno la differenza, quindi qualcosina abbiamo perso nella fase poi di conclusione dell'azione, dove siamo arrivati poco in porta mentre abbiamo speso tante energie per giocare. E abbiamo fatto magari una mezz'oretta fino al gol loro, 20-30 minuti del secondo tempo, dove stranamente abbiamo subito anche per qualche episodio, per una palla rinviata male o per una palla persa, diciamo, con sufficienza, abbiamo un pochino perso metri, e loro hanno avuto la spinta del pubblico, quindi in quel momento ci hanno tenuto un po' nella nostra metà campo senza magari creare chissà cosa, ma comunque ci hanno tenuto sotto pressione, hanno trovato il gol probabilmente in maniera fortunosa, ma sì. Anche noi ne abbiamo fatti mille in maniera fortunosa, quindi sì, non c'è nulla da dire. Certo. Avremmo avuto anche il tempo di recuperare, però come ho già detto non avevamo una giornata fantastica lì davanti, ci si è messa anche subito, appena preso il gol, ci si è messa anche la pioggia col vento contro, insomma è stata una giornata storta, che comunque mentre lì il Teramo prendeva gol e scendevano giù il nubifragio, neve e freddo, sì, è successo qui, proprio così. Qui registravamo un blackout negli studi. Okay. Non so se è stata una coincidenza incredibile, ma tanto è stato. Teramo prende gol, scende il nubifragio che non agevola la rimonta, e qui scoppia di tutto, nel senso che va via l'energia elettrica e salta. Ma veramente? Sì, proprio nel mondo. No, veramente. Pensavo una questione morale. Non è una questione morale. Veramente è saltata, c'è stato un blackout nel momento in cui è andato in gol l'Ancona. Quindi era una giornata che doveva andare così. Però noi non è che vorremmo correre il rischio di sembrare quelli che vanno a tutti i costi trovando. Stiamo raccontando quella la partita così come l'abbiamo vista noi. Poi i nostri telespettatori potranno scrivere al numero che vedono in sovrimpressione, perché nella seconda parte della trasmissione ovviamente daremo spazio agli sms. Marco, molto velocemente, senza magari nulla aggiungere ai contenuti che abbiamo ascoltato dal presidente del mister, quello che tu invece da cronista hai registrato sugli spalti, perché poi anche noi siamo portatori di verità così come le registriamo negli impianti di calcio. Allora, premesso che nelle tre precedenti trasferte ho riportato 9 punti, mettiamo questo. Metto per mettere i punti di sollievo. Però volevo ricordare anche quell'episodio di Teramo, ecco, sentir dire che Teramo non è una piazza calda, insomma, stona un po' con il passato. Secondo me non è una piazza calda in quello stadio. Perché ha un campo freddo.
che è un campo che è gelato, in tutti i sensi è gelato quell'impianto, quindi quello è un impianto freddo e sarà sempre freddo, simile ad un teatro magari. Invece il vecchio stadio comunale era un'altra cosa, e Cappellacci se lo ricorda magari. Bravo. Penso che se lo possa ricordare bene anche Cappellacci, il vecchio stadio cos'è. Poco. Ieri credo che la presenza fosse stata buona, perché 500 persone, ufficiali siamo sui 480, sì, infatti presenza discreta. Ma io penso che eravamo di più, perché poi anche in tribuna c'erano altri. Penso che 600-700 persone noi eravamo. Erano andati su. Parlano di circa 500 unità perlomeno in curva come biglietti venduti e 3.200-3.300 totali. 6 o 700, non meno di 6 o 700 i tifosi del Teramo al seguito. Assolutamente sì, al di là poi del nubifragio che si sono sorbiti poi in quel settore. Ma lì è un classico, ecco, anche l'ultima volta al Negammo. L'impressione poi suffragata, lo ricordiamo 4 anni e mezzo fa infatti, l'impressione poi suffragata anche da quello che diceva il presidente Campitelli a fine gara negli spogliatoi, quando ci ho parlato anche al di fuori delle telecamere, che loro, l'Ancona, abbiano preparato la partita forse meglio, ma non tanto dal punto di vista tattico quanto per l'atmosfera che sono riusciti a creare, e sono stati bravi in questo, perché non dimentichiamo il blasone dell'Ancona. L'Ancona comunque non è abituata a lottare per la C2, ha fatto 2 anni di Serie A, ha fatti 26 di Serie B, insomma altri ambiti di categoria, eppure vedevo una cattiveria, quello che diceva il presidente, la cattiveria sugli spalti che era molto più evidente, quasi come se per loro fosse una finalissima, in effetti forse lo era, perché se la perdevano erano fuori. E stessa cosa sul campo di gioco, perché sinceramente questo mi è dispiaciuto un po' di più da parte dei nostri giocatori, perché ho visto una cattiveria loro maggiore, pressare sempre molto alto, unito al fatto di qualche nostro giocatore che è un po' in debito di ossigeno, in difficoltà, magari senza fare nomi, però qualche giocatore che fino a poco tempo fa faceva veramente fare il salto di qualità e adesso non è tanto più così, quindi forse la sosta aggiunge a proposito, però vedevo loro una cattiveria, il fatto di mordere le caviglie degli avversari sin dall'inizio notevole, e il Teramo si è rintanato nella sua metà campo, soprattutto nei primi 25 minuti della ripresa, non ci hanno fatto più uscire nei primi 25 della ripresa, io ho contato la punizione di Vitone, al di là di questo proprio non riuscivamo a oltrepassare la metà campo. Quando il Teramo si è rimesso a giocare dopo lo 0-1, in 120 secondi ha creato 3 occasioni importanti, Vitone, Calabuig e Bucchi che ha tirato di poco alto. Poi, giocando con la pioggia a vento contrario, tra l'altro non il vento a favore, vento contrario, era anche molto difficile provare a pareggiare la partita. Vorrei rivedere anche quell'episodio a fine primo tempo su Petrella, perché a me è sembrato essere schiaffeggiato da Pesaresi in modo plateale. Però magari in campo o all'uscita? No, in campo mentre era a terra. Per me magari lo vediamo. Andava espulso. Allora, se l'ha visto l'arbitro non era ammonizione, se l'ha visto espulsione. Allora, se non l'hai visto... Allora, premesso che Roberto Cappellacci può intervenire quando vuole, semmai le nostre analisi non fossero da lui condivise. No, non mi ci ficco in mezzo. non lo vedete che Cappellacci... Allora, posso chiedere a Marco Pediconi di andare sulla clip a cui fa riferimento Marco De Antonis, la clip che riguarda l'atteggiamento dell'Ancona, perché anche noi abbiamo circoscritto solo questo episodio e poi non ne parleremo più, perché non vorremmo dar adito a... adesso guardate lo sviluppo di questa azione. L'arbitro sta lì, quello va cacciato. No, ma non è finita, perché poi ci torna. Guarda che roba. Questo è l'altro giocatore che Patti. Questo è l'ex Sant'Egidio Patti. Va bene, qui ok. Poi arriva Pesaresi. Cioè, ma lo vedete? Cioè, no, sembra... è Pesaresi, stiamo parlando di un giocatore di ex Serie A. Che ha giocato in Serie A con la Sampdoria. È brutto, ecco, cioè questo è brutto. Cioè, questo è proprio un brutto gesto che l'arbitro dovrebbe sanzionare. Ma come no? No, e lì gli spacca il naso e poi è dovuto andare in quando Pesaresi come torna. Poi ci va, Pesaresi ci va ancora, lo riprende, guardate lì. Ma insomma, è un episodio sul quale noi ci siamo soffermati un po', proprio per suffragare quello che stavamo dicendo, no? Poi lì si può intervenire, non si può intervenire. Su questo però il clima è questo, il clima era quello. Ha ragione. Io sono del parere che però era da aspettarselo. Cioè, però la piazza deve essere anche più partecipata nelle partite. Ammonito. Io ho visto un pubblico, forse lui non se ne è accorto, io stavo proprio in mezzo al pubblico, che molte volte quando un ragazzo si fa male, noi tutti che facciamo parte del pubblico stiamo un po' così, aspettiamo lì, era come quando ai tempi dei romani, tutti col dito a morte, cioè io questo è un atteggiamento che a me non piace in modo in assoluto. E non vorrei che i nostri tifosi facessero la stessa cosa, però
Questa cattiveria forse noi la dobbiamo anche, se vogliamo vincere certe partite difficili, anche al nostro interno, cominciarla a metabolizzare, perché in certe partite aiuta, che aiuta, aiuta a poter far meglio. In una sana gestione di questo tipo di cose. Ma l'Ancona, siccome ha fatto la Serie A, ha fatto grosse categorie, non pensavo che infatti, stavano a questi livelli di, bassezza sotto a noi, perché noi così non ci abbiamo mai fatto, insomma. Anzi, se qualcuno ci fa, mi arrabbio io come una bestia, perché non voglio che si trattano i calciatori, anche avversari, in un certo modo, che allora, non è corretto. Io direi, se siamo tutti d'accordo, siccome abbiamo già detto che vorremmo riviverla questa settimana, ed è ovvio che di Ancona Teramo parleremo abbastanza subito dopo, però non tutti sanno, forse molti sanno, ma non tutti, che giovedì sera a Teramo il Teramo Calcio ha ospitato tutti gli amici del Teramo Calcio, che traduzione letterale significa sponsor, quelli che aiutano concretamente con investimenti pubblicitari la società a fare calcio a questi livelli. Abbiamo un bel prodotto anche abbastanza ampio confezionato che vi mostriamo fra qualche istante. Voglio annunciare ai nostri telespettatori che questa trasmissione è eccezionalmente andrà in replica stasera su questo canale, con inizio alle ore 20:30, perché la puntata odierna, anche in virtù di questi supporti, risulterà essere più lunga. Quindi replica stasera in prima serata alle 20:30 sul primo canale di TV6, perché Pescara Channel, in vista del posticipo con la Sampdoria, andrà in onda con lo stesso orario nella giornata di domani. Diretta pomeridiana ore 15, serale ore 21. Adesso andiamo a rivivere quel che abbiamo anche noi vissuto in prima persona giovedì all'Hotel Abruzzi. Dopo aver visto queste immagini, che devo dire? Devo dire che sono emozionato, che sono felice, che ho dei collaboratori eccellenti, li ringrazio vivamente, non sapevo niente. Un grazie a tutti gli sponsor e al grande Link Energy, che dopo 4 anni è ancora con noi. Emidio, grazie, perché sei stato per noi una forza, un amico, e sicuramente oggi è facile dire, ma all'inizio senza di te non avremmo forse potuto fare il calcio a Teramo, quindi ti ringrazio profondamente a nome mio, di tutta Teramo credo, e di tutti quanti noi. Poi vorrei ringraziare tutti quanti gli sponsor, dai più grandi ai più piccoli, perché senza di voi noi non potremmo fare calcio, quindi non ci dobbiamo nascondere, essere presuntuosi, dire sciocchezze. Senza l'aiuto degli sponsor non si può fare calcio, in modo in assoluto. Grazie a tutti, perché
calcio significa anche fare le cose giuste, non fare gli imbrogli, perché oggi le società sportive vengono attaccate da paura e noi ci possiamo ritenere una società sana, corretta, che fa le cose in regole, perché solo in quel modo oggi si può andare avanti. Quindi un grazie di cuore e buon appetito a tutti, grazie. Che cos'è il Natale per Ercole Cimini? Il Natale Ercole Cimini mi fa ricordare l'importanza della mia famiglia, che è tanto per me, è tantissimo, che mi rende un uomo fortunato, mi rende un uomo libero, mi rende un uomo che mi carica giorno per giorno durante la vita quotidiana. Per me la famiglia è il mio punto di riferimento. Io insieme a loro cerco di andare avanti e loro mi danno una grande spinta. Io il ringraziamento personale lo faccio a Luciano, che lo merita tutto. Questo è un suo successo voluto con tutte le sue forze. Forse io ero una persona che non volevo che lui andasse lontano dal nostro mondo. Noi abbiamo sempre lavorato in due vicini e il mondo del calcio onestamente l'ha un po' portato via ad essere sempre. Invece ha fatto questa cosa e non ha mai lasciato il lavoro, quindi io gli faccio un bravo. Speriamo che resista ancora tanto, perché lo vedo un po' stanco, lo vedo, però lui poi si ricarica. Gli auguri di Buon Natale di Ercole Cimini. Ma io i miei carichi è una cosa che non finirò mai di augurargli tanta salute. Lo faccio a tutti. Faccio al mio paese, a Canzano, lo faccio alla mia città, che è Teramo, lo faccio a tutti i tifosi, lo faccio a tutte le persone che ci vogliono bene e anche a quelli che forse ci vogliono meno bene, speriamo che ce ne vogliano tanto. E innanzitutto forza Teramo. Ma io sono felicissimo di poter partecipare a questa conviviale per due ordini motivi. Il primo è che mi lega un personale affetto, una grande stima nei confronti dell'amico Luciano Campitelli, e poi è anche presidente, ma prima ancora è un amico personale ed è una persona alla quale credo debba essere riconosciuto il grande merito di aver riportato entusiasmo e affezione nei confronti di questa squadra. Poi c'è l'aspetto conviviale, questo testimonia anche la sensibilità, perché si tratta di sensibilità, che ha mostrato il presidente Campitelli nel voler creare attorno a questa strada una familiarità, una convivialità che poi si verifica in un momento anche particolare nel quale c'è bisogno di manifestazioni come questa. Sembra addirittura a volte che non sia Natale, questi momenti forse ci permettono anche di riflettere, di passare i momenti trascorsi insieme, che hanno molto di quella familiarità della quale spesso si sono perse le tracce. Poi anche per un fatto anche di appartenenza sua politica, insomma il Natale è la festa per antonomasia, la festa che mette tutti insieme, la festa delle famiglie. E il Natale è la festa per antonomasia, la festa nella quale ci si ritrova e poi probabilmente si è anche un po' più disposti a essere introspettivi, a probabilmente anche a essere più disponibili verso gli altri, no? A stringere maggiore. Io non so perché mi capita sempre ogni anno, in genere io sono nato a dicembre, quindi ho anche un ulteriore momento di festa che è quello del mio compleanno, ma in genere quando arrivo in questo periodo avverto una familiarità, lo dico senza retorica, delle sensazioni particolari che poi insomma ecco, faccio per primo l'albero di Natale, poi ho una bimba di 13 mesi, quindi ancora di più quest'anno, no, il piacere delle luci, dello stare insieme, è veramente la festa che va celebrata in tutti i modi e questo è un modo per celebrarla. Presidente Perletta, poi è sempre il Natale, quindi il momento in cui ci si ritrova, il momento anche un po' di, diciamo così, di intimità e di riscoperta di certi valori. Sì, ma guarda, io condivido molto queste serate, perché anche noi ecco, organizziamo tanti anni delle belle serate, poi il presidente Campitelli veramente le fa in un modo esemplare, non lascia nulla al caso.
Quindi è un grandissimo imprenditore e merita tante soddisfazioni perché lui ha dato tanto, sta dando tanto a questa città e sono sicuro che ne avrà tanti benefici. Auguro al Teramo, a tutti i tifosi, appunto come dicevo prima, di tornare in categorie importanti, ma soprattutto ecco, auguro a tutti di passare un felice Natale, che sia veramente un 2012 pieno di soddisfazioni per tutti. Gli auguri anche di Gino Iachini. Sì, faccio in bocca al lupo a Cambitelli, spero di partecipare a maggio alla festa promozione perché ci tengo tantissimo a partecipare, se lo merita lui, la città e il suo entourage. Quindi faccio gli auguri di Buon Natale, ma soprattutto un in bocca al lupo veramente alla squadra che è importantissima in questo momento. Link Energy, un rapporto che ormai si protrae da 4 anni, un rapporto felicissimo, uno dei partner commerciali migliori per la Teramo Calcio, per il presidente Luciano Campitelli, con Emilio Spinosi per parlare di questo momento conviviale voluto dal presidente della Teramo Calcio per stare insieme, per ringraziare chi come lei sostiene l'attività della Teramo Calcio da tutti questi anni. Sì, per il 4º anno consecutivo mi trovo a festeggiare questo pre-Natale, diciamo, insieme alla squadra. È un momento sempre bello, anche perché per 4 anni consecutivi ci troviamo con la squadra nei piani alti della classifica. Ma com'è nato questo rapporto con il presidente Campitelli? Il rapporto con Luciano è nato casualmente nel suo ufficio, si discuteva del più e del meno, stavo cercando di fargli fare un investimento nelle rinnovabili e a me ha cercato di farmi fare un investimento sul Teramo Calcio, che all'epoca stava ripartendo dopo una triste storia. E diciamo che nell'arco di 3 minuti è nato il connubio. Connubio che, ripeto, va avanti da 4 anni e ci ha dato belle soddisfazioni. Spinosi, che cosa rappresenta il Natale? Non solo e non tanto in rappresentazioni come queste, che sono comunque belle, ma anche da un punto di vista familiare, perché Natale, lo sappiamo, è la festa della famiglia. Il Natale è la festa della famiglia, anche se quest'anno è un po' più triste degli altri anni, causa crisi, però è sempre un bel momento per poter riallacciare rapporti. Diciamo che questo sodalizio ha portato comunque molto bene alla Teramo Calcio e alla sua azienda, è un sodalizio che potrà comunque essere fruttifero di altri successi. Ari, fece una battuta a Luciano Campitelli in proposito, 2 anni fa credo, dove dissi: i giocatori ce li mettete voi, l'energia ce la mettiamo noi, speriamo di fare un buon campionato. Ricordo che era il campionato di eccellenza che poi venne vinto. Gli ho rinnovato l'augurio quest'anno, speriamo che sia la volta buona per poter tornare tra i professionisti. Rino Arduini della Kirby, partner commerciale ormai da 3 anni della Teramo Calcio, anche lei ovviamente in questo momento per scambiare gli auguri di Natale in un'occasione conviviale voluta dal presidente Campitelli. Sì, sì, siamo venuti qui per festeggiare il Natale e soprattutto per auguriamoci, insomma, che domenica si vinca questa partita molto importante ad Ancona. Il Natale è sempre il momento in cui ci si ritrova tutti insieme, il momento anche della famiglia, ma anche quello per ringraziare da parte del presidente Campitelli, il vicepresidente Cimini, tutta la Teramo Calcio, chi come voi poi permette la realizzazione di un progetto che va anche al di là della prima squadra. Certo, ormai noi ci conosciamo da 3 anni, quindi ho avuto la fortuna di conoscere il direttore generale Massimo Caprino e con loro è iniziato, insomma, questo connubio che va avanti da tanto tempo, e devo dire, insomma, che nel presidente ho trovato una persona veramente speciale con la quale abbiamo deciso di collaborare, nonostante noi come società collaboriamo anche con squadre di Serie A, quindi di livello molto più alto. Pure il presidente Campitelli è ambizioso. È una persona molto molto ambiziosa, però è anche una persona molto molto umile, quindi credo che a Teramo debbano essere contenti di avere un personaggio come Campitelli. Allora, il Natale che possa essere di auspicio per questa collaborazione, che possa essere la più lunga e proficua possibile. Sicuramente sarà una, diciamo, continuerà per lungo termine. Dalla Kirby e da Rino Arduini, quindi gli auguri di Buon Natale a tutto l'universo biancorosso. Ok, quindi facciamo gli auguri di Buon Natale a tutti i teramani e non solo.
E noi abbiamo cominciato da poco, abbiamo ristrutturato l'albergo e abbiamo aperto questo ristorante che a quanto pare è molto apprezzato, è un ristorante per i teramani e quindi è un ristorante anche per la squadra di Teramo, no? Quindi ci siamo trovati con Campitelli a immaginare questo partenariato con la squadra, l'abbiamo ospitata per il ritiro, spero, e vedo che insomma in qualche modo gli ha portato fortuna questo rapporto, perché la squadra vince, io non sono un grande esperto di calcio, però vedo che la squadra va molto forte, quindi sono contento anche per questo. Facciamo già gli auguri a tutti i teramani, i tifosi del Teramo, da parte dell'Hotel Abruzzi e del suo rappresentante Ligio Filipponi. Certo, certamente, e mi pare ovvio che noi già stasera abbiamo ospitato tutti questi eccezionali sponsor della squadra di calcio, fedelissimi, li vedo contentissimi e questo mi fa molto piacere. E quindi è l'occasione per dare attraverso loro gli auguri a tutta Teramo, perché ognuno di loro ha la famiglia, i parenti, i rapporti, eccetera, eccetera. Quindi in qualche modo è l'occasione per estenderli a tutti i teramani. Una bella presenza, una collega Alessandra Borgia, diciamo così, a nobilitare questa serata voluta dal presidente Campitelli per festeggiare il Natale, un momento conviviale, insomma una bella sorpresa la sua presenza. Ma io spero di sì, perché comunque bisogna dare atto che la difficoltà in un contesto come può essere quello di una società che arriva da un fallimento è trovare l'entusiasmo, no? E quindi bisogna trovare le persone giuste che abbiano entusiasmo, che abbiano soldi e che abbiano quindi la voglia di fare un qualcosa, credere in un progetto che in una categoria come questa sicuramente non significa un ritorno economico. Quindi il fatto che ci sia un gruppo forte che crede in questo e abbia dei valori, secondo me è importantissimo ed è bello il fatto che ci si crede, e io ho sentito questa sera quanto entusiasmo ci sia, per cui è veramente credibile il fatto che ci sia un progetto che in qualche maniera coinvolge un po' anche tutta la città. Gli auguri di Alessandra Borgia. Oddio, questo è un grande impegno. Il mio augurio è questo, che questo fermento che c'è, che questo entusiasmo che io comunque ho capito questa sera, possa essere un elemento, possano essere degli elementi che vi porteranno, vi faranno volare, ecco. Gli auguri da parte tua ai tifosi e a tutti quelli che ci seguono. A tutti quanti, ai tifosi, a tutti quelli che ci vogliono bene, a tutti quanti, tanti auguri. Che sia un buon Natale e un buon anno. Jonas Secani, allora, gli auguri di buon Natale nella tua lingua originale, Jonas. In francese, Joyeux Noël. Senti, che anno è stato per te questo, Jonas? Beh, sicuramente è un bel anno, quindi speriamo di continuare così. Sicuramente la mia famiglia stanno lontanissimo, quindi gli auguro un buon Natale e buon anno. Auguri a tutti di buone feste. Cosimo. So, c'è un modo di dire magari pugliese in vista del Natale? Damiano! Auguri a tutti, olio! Federico, per il capitano del Teramo, gli auguri che possono arrivare anche all'Argentina. Feliz Navidad para todos, eh? Che vuol dire? La papa. Buon Natale a tutti! Fernando, Ivan, Andrea Bucchi, tutti quanti gli auguri. 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 Auguri a tutti. Buone feste a tutti quanti. Gli auguri napoletani di Ciro. Auguri. Auguri a tutti quanti. Sta pure qua il compare Tommaselli. Auguri, auguri. Oh. Auguri da Benevento. Da Benevento, è normale. Da Manuel e da Michele. Auguri in salsa romagnola. Sì, tanti auguri a tutti da parte nostra, che siamo della Romagna. Tanti auguri, compà. Pronti a tornare in Romagna? Mare, compà, sei tu. E auguri a tutti, auguri. Nella tua lingua madre? In senegalese. In senegalese, italiano. Stefano, allora tu in francese ci devi dire qualcosa. Allora, io in francese posso dire sempre bonne fête à tout le monde e passiamo un buon moment en famille. Federico Serraiocco. Tanti auguri a tutti gli sportivi della Mani e speriamo di farvi un regalo domenica.
Davide. Buone feste. Buone feste a tutti e forza Teramo. E quindi spero che staremo insieme per, ancora per tantissimi anni. Vi vorrà molto bene e lo sapete, quindi grazie di cuore, auguri a voi e a tutte le vostre famiglie. Grazie Presidente! Beh, era un atto dovuto questo filmato che ha aperto l'ultimo numero del 2011 di Teramo Channel. Siamo sommersi di messaggi, quindi dovremo condividere la scaletta tradizionale della nostra trasmissione anche con il supporto esterno, perché è rispettoso ovviamente nei riguardi di chi ci sta seguendo, seppur in diretta pomeridiana. Allora, stravolgiamo un po' la scaletta, il supporto tecnico della regia, mandiamo in onda i primi 5, 6, 7 messaggi, saremo velocissimi a leggerli. Allora, siamo forti, il problema è degli altri, dice il tifoso che non si firma. Fino a quando lavorerà la squadra? Nella prossima settimana ci saranno amichevoli? Fermiamoci un attimo, Roberto, velocemente. Fino a quando lavorerà e se ci sono amichevoli in programma? Lavoriamo fino, ricominciamo domani fino al 23, poi riprendiamo il 27 fino al 31 mattina e poi riprendiamo il 3 pomeriggio. Senza amichevoli organizzati in questa fase? Amichevoli ci dovrebbero essere, però siccome ho dato questo incarico al direttore, siccome il direttore è uno stordito, sono convinto che, sono convinto che non ne troverà. E comunque... Vabbè, vi volete troppo bene tu e di Giuseppe. Ancora sms, poi torniamo ad Ancona. Siamo signori, ancora. Allora, complimenti, società, allenatore, ieri sono rimasto deluso dalla squadra di fighetti, passatemi insomma più o meno questo termine, fatto di passaggetti, ancora tanta cattiveria, tanta voglia di vincere, tanta forza agonistica, attenti a non illuderci, manca un portiere e un centrocampista, occhi aperti, chi vuole dire la propria? Se... Io sono d'accordo con lui, a prescindere da quello che manca, di quelle le cose che ha detto... Li abbiamo ripetuti anche noi. Un portiere arriverà, Walter, comunque. Un portiere arriverà, sì, lo possiamo anticipare noi, perché sì, loro non ce lo dicono, ma da Pescara ci danno per certo l'arrivo di... Sì, dovrebbe arrivare K, portiere che è esordito anche quest'anno in Serie B durante un Modena-Pescara. Dovremmo avere anche delle immagini che potremmo far vedere proprio, eccolo qui, il portiere che è esordito quest'anno. E quel ragazzo lì, questo qui? E quel ragazzo lì è entrato perché fu espulso in questa partita Anania e Pinzoli era in nazionale, quindi... K purtroppo per lui ha preso dei gol, ma non dipendeva da lui, e insomma potrebbe arrivare a Teramo. Bene, K, eccolo qua, quello è l'esordio in B del futuro portiere del Teramo. Andiamo avanti con altri messaggi, andiamo avanti con altri messaggi. Allora, nella partita di ieri si sono visti tutti i limiti di una squadra, società e allenatori, incapace di chiudere un campionato che sembrava già vinto. Con i soldi che spende Campitelli, qua arriva Giulianova, con i soldi che spende Campitelli, il Giulianova lotterebbe per la Serie B. Buone feste a tutti, occhio alla Civitanovese, non torniamo in studio, abbiamo fatto gli scongiuri di rito, adesso possiamo rientrare in studio e rispondere al tifoso giuliese, se mai ce ne fosse bisogno. Ma io i limiti da parte della società, cioè il tifoso si contraddice, perché prima dice che, no, abbiamo, vabbè, che abbiamo dei limiti, poi dice che con quei soldi il presidente Giulianova si può vincere il campionato. Io credo che noi a livello di società non ci si può rimproverare niente, a livello di squadra, di allenatore altrettanto, quindi va bene così. E andiamo avanti ancora con qualche messaggio, poi torneremo alle immagini. Grande mister, sei l'arma in più di questo Teramo, ti auguro di rimanere a lungo. Poi presidente, stai tranquillo, con questo allenatore il campionato è più che vinto. Quindi Roberto Cappellacci gli estimatori ne ha evidentemente. Ma quello sei io, te lo sei mandato tu quando sei alzato durante la pubblicità. Vicenda a fumare. Bravo. Cappellacci è sprecato per questa categoria. Presidente, non facciamolo scappare. Ma, allora, voglio dire una cosa ai tifosi, che sì, quando si ha un allenatore come Cappellacci, io sono tranquillissimo. Difatti Cappellacci lo può anche dire, ieri
a fine partita, questo lo può dire lui, se dopo aver perso di solito uno ha un po' i nervi a fior di pelle, cosa ho detto io quando sono entrato nello spogliatoio? Che è stata anche la prima volta che il presidente è entrato nello spogliatoio e è venuto a rincuorare la squadra, a dirgli che siamo forti, insomma ha fatto un gran gesto. Quindi bello. È bello apprenderlo peraltro in questo momento, cioè perché io non sono mai, le stesse mai sensazioni andato, che provano le persone a casa. Perché quando tu il presidente vinci... entra per la prima volta nello spogliatoio dopo la prima sconfitta in campionato. Sì. Ed è ovvio che è un gesto che la squadra e che il mister hanno saputo apprezzare. Ancora due o tre messaggi per adesso, continuate a scrivere per dopo. Presidente, la prego, non sciupiamo anche quest'anno. La promozione Teramo Calcistica la merita. Merita ben altro che queste categorie. Vediamo di prendere qualche giocatore con più esperienza nel reparto difensivo. Campitelli. Io credo che, ripeto quello che ho detto prima, abbiamo un grande allenatore, ce lo teniamo stretto e devono, cioè, i tifosi possono stare tranquilli, anche perché negli ultimi tre anni ho fatto due primi posti e un secondo posto. Credo che a livello di squadra la nostra squadra sia a posto così. Ancora due messaggi prima di fermarci nell'interagire con i nostri telespettatori. Domanda a Cappellacci, del quale sono grande estimatore, prima come uomo e poi come tecnico, questo credo che faccia piacere a Roberto. Pensa che sia opportuno studiare qualche accorgimento che consenta di neutralizzare una squadra con pressing alto che ci impedisce il nostro solito bel gioco? Cappellacci. Sì, sarebbe il caso chiaramente di buttare la palla là davanti e evitare il pressing, così fai il contrario, cioè li pressi tu. Però io credo che la forza di una squadra sia quella di giocare e di saper giocare sempre meglio, e quindi contro chi ti viene a pressare alto tu devi essere ancora più bravo a non fargliela prendere mai e a farli correre a vuoto, e così che prima o poi la stupidaggine la fanno e fai gol. Però è giusto anche il contrario. Ancora uno o due, non ricordo. Cappellacci, grande allenatore, con lui possiamo stare tranquilli. L'unica cosa, mister, deve andare sotto la curva a fine partita, altrimenti potresti sembrare un po' pesciarolo. Pescia, sono d'accordo con è d'accordo il presidente, è d'accordo. Io sotto la curva pesciarolo non lo sono neanche a Tortoreto, perché siccome sono di Tortoreto alto, quelli del Lido mi chiamano Terrazzaro. Se non lo sapeva che eri, quindi mano, eh? Poi giuliese non sono, perché comunque sono di Tortoreto, anche se sono nato a Giulianova, e quindi pesciarolo non me lo può dire, perché è assoluto. Però sotto la curva poi ci sotto dovresti la curva, andare è giusto, sotto è la curva mi piacerebbe andarci una però volta, una volta sarà il ci momento, vorrei andare quando sarà il momento, è a petto nudo, è a petto nudo. Quando sarà il momento è a petto nudo, speriamo il più presto possibile, che ti devo dire. Ultimo messaggio per adesso, l'ultimo per adesso: sono straconvinto che se vinciamo Civitanova il campionato lo stravinciamo. Presidente e mister, siete grandi, scrive Ivano da grazie, San Nicolò. Ivano, grazie. Bene, fermiamoci un attimo però, perché noi ad Ancona ci vogliamo tornare, soprattutto con chi ad Ancona per TV6 c'era, con Marco De Antonis, e direi di rivedere un attimo il servizio della gara di ieri, per cercare, ammesso che ci sia ancora bisogno di aggiungere dell'altro su questo primo passo falso stagionale, di capire come è andata in realtà il servizio. La prima sconfitta stagionale del Teramo arriva al Conero di Ancona nel match clou del giro di boa. Ad infliggere la prima amarezza al diavolo e dei 500 sostenitori accorsi è questa rete di Marino a metà ripresa. Gli aprutini reclamano per i due legni colpiti, ma devono fare il mea culpa per una seconda frazione disputata con il freno a mano tirato. Il tecnico dorico Osio conferma l'abituale 4-3-3 con tre nuovi innesti: l'ex difensore Sant'Egidiese Patti, il centrocampista Marino e l'attaccante Ferraro, che compone il tridente offensivo con Ambrosini e Gramacci. Genchi non ce la fa e finisce in tribuna. Tomaselli in luogo di Chauvet invece è l'unica novità di Cappellacci nell'undici iniziale. Arcamone e De Cani non recuperano e non sono neanche in panchina. Dopo l'iniziale quarto d'ora di studio, la prima emozione di marca ospite. Dal cross di De Fabritis l'ex Bucchi si fa trovare pronto, ma il suo tiro viene bloccato da David. Al 17° la combina grossa Calabuig, perde palla in fase di impostazione. Ambrosini si invola verso la porta biancorossa. Serraiocco è semplicemente superlativo nel chiudergli lo specchio.
L'allenatore anconetano Osio è tarantolato. La sua gara dura appena 22 minuti. Il suo teatrino non incontra il gradimento di Rapuano di Rimini, che non ci pensa su due volte a farlo accomodare fuori. La natura tecnica tipica della squadra di Cappellacci emerge al 28esimo. Triangolo tra Borrelli e Bucchi che libera al tiro il fantasista Teramano. La sua rasoiata scheggia il palo. L'Ancona chiude il primo tempo all'attacco. Al 41esimo l'angolo calciato da Pesaresi viene smanacciato a fatica da Serraiocco, che si conferma attento anche sul successivo rasoterra di Costa Ferreira. Il terzo minuto di recupero non passa inosservato. Petrella cade a terra, si accende un parapiglia frenato a stento dal direttore di gara, che vede Pesaresi schiaffeggiare lo stesso Under Teramano, ma si limita ad estrarre il cartellino giallo. Dopo l'intervallo l'Ancona è ancora più pimpante e stringe subito da segno un Teramo frastornato. Al 52esimo il solito angolo mancino di Pesaresi pesca la testa di Ferraro, che si inarca ma trova solo l'esterno della rete. Due giri di lancette e i locali dimostrano tutta la loro grinta. Pressano alto, recuperano la sfera e l'ex Ferreira conclude di poco sopra la trasversale. Il Teramo non riesce mai a ripartire, ma è Vitone sul calcio piazzato a produrre il break. La mira è imprecisa. Dalla tribuna intanto Osio inserisce Gandelli in luogo di Gramacci. Tatticamente non cambia niente, ma 120 secondi dopo proprio un tiro cross del neoentrato esterno dorico viene sporcato da De Fabritis e diventa un assist perfetto per la corrente Marino, che è arrivato da qualche giorno, centra il bersaglio grosso. E l'1-0, la rete che si rivelerà essere decisiva. Sulle ali dell'entusiasmo la pressione marchigiana non si esaurisce qui. Cross di Costa Ferreira sugli sviluppi di un corner. Kostadinovic manca l'appuntamento con il raddoppio per un'inezia. Nel giro di 180 secondi il Teramo d'improvviso però si desta. Minuto 76, Vitone a qualche metro e scarica il mancino. La deviazione dell'estremo di casa Davide è provvidenziale, seppur in compartecipazione con il palo. Dall'angolo seguente il tocco di testa di Calabuig non è fortunato. Sotto un autentico diluvio con un annesso vento contro, Cappellacci cambia Petrella con il più fisico Ciampi. Qualche istante dopo, altro squillo del diavolo a firma del Fischi Ferrani. Sarà però anche l'ultimo del match. Dalla panchina ecco Sciovella Boragine per Tommaselli e Borrelli, ma non accadrà più niente. La sosta giunge a proposito per il leggero e fisiologico calo di forma della capolista, che rimane comunque tale, chiudendo una strepitosa prima parte di annata con un corroborante più 5 sull'Ancona, ma quelle insidie Civitanovese e Samb sempre più vicine. E dalla ripresa delle ostilità subito la dura trasferta di Civitanova. Il ritorno si preannuncia emozionante, meglio però affrontarlo da leader, lasciando ad altri il pensiero della rimonta. Bene, abbiamo rivisto le fasi salienti di questa partita. A mente fredda mi sembra di poter dire che siamo stati onestissimi nel dire, Marco, Andrea, che l'Ancona questa partita non l'ha rubata, ma io mi sembro anche di poter dire che se fosse finita 1-1 ci poteva stare alla grandissima. E non... Anche perché Davide è stato il migliore dell'Ancona, mi sembra. Sì, beh, non solo lui, insomma. Ecco, però due legni che ha colpito il Teramo li ha colpiti, con Borrelli e Vitone. Lì c'è stato quell'angolo di Pesaresi in cui forse Raiocco non l'ha toccata, ha rimbalzato forse di più sulla parte alta della trasversale, però come occasioni da rete siamo pari. Il problema, ripeto, che l'Ancona ha mostrato una cattiveria maggiore, una voglia maggiore di vincere. Molto casuale partita. Il gol, peraltro. No? Sì, il gol è nasce molto da un rimpallo. Però ripeto, era un po' nell'aria, io l'ho detto un po' in cronaca diretta, perché erano 25 minuti che tu non uscivi dalla metà campo e quindi prima o poi ci può stare, giochi con l'Ancona, non giochi con Real Rimini, quindi... Perché quei 20 minuti, Roberto? Ti sei dato una risposta razionale? Perché anche ad Agnone, ricordo, che soffrimmo i primi 20 della ripresa. A Trivento, forse? Ad Agnone. Ad Agnone. C'ero. Sì, Iesi, però tante altre volte mi avevate insegnato voi che abbiamo regalato il primo tempo e poi il secondo abbiamo fatto meglio, no? Quindi, guarda bocche qua. Restiamo un attimo sui 20 di ieri, cioè hanno una risposta razionale oppure è il calcio, no, che è così e ci può stare? Non è che faccio il mago io. No, però fai l'allenatore. Ho capito, ma non il mago. Quindi io non lo so, perché a volte ti esce fuori che tu magari fai mezz'ora alla grande e poi cali, oppure magari li fai dopo 20 minuti e poi esci fuori. Non lo so, dipende da come girano le partite, da come sei in palla il giocatore. Noi per esempio io ero più che soddisfatto come abbiamo avuto l'approccio alla partita, perché comunque considerato che partita facevano loro, i primi minuti abbiamo fatto due giri palla, loro si sono un pochino spaventati perché venendoci a pressare non la prendevano e io ero stracontento e dentro di me pensavo la partita oggi la vinciamo. Nel secondo tempo ci siamo detti che questa partita, tra il primo e il secondo tempo, questa partita sarebbe durata altri 20 minuti. Perché dopodiché io pensavo che l'Ancona avrebbe avuto un calo perché loro la tensione che hanno messo in questa partita avrebbe portato sicuramente a farli scendere.
e non lo so, però poi anche lì noi non è che ci siamo tirati indietro perché volevamo pareggiare o volevamo tirarci indietro, ci siamo tirati indietro perché sono successi un po' di episodi, una palla persa da Masini, un'altra persa rinviata male dalla sinistra, un'altra palla persa a centrocampo, così siamo rimasti sotto soffocati. Non si riuscì a venire fuori perché magari anche là davanti in altre circostanze Masini magari piglia palla e si trascina 4-5 giocatori. Beh. Domenica non era in grande giornata e questo non è che no, dicendo certo. Questo non lo offendo sicuramente assolutamente perché no. Sa quanti baci gli ho dato in questo girone d'andata. Mirko Petrella domenica dopo 30 secondi è stato messo subito nella condizione di non nuocere perché ha visto che l'aria era pesante e comunque un ragazzino del 93 fare una partita di questo spessore ci può stare che magari abbia una giornata meno importante delle altre. Quindi siamo mancati secondo me nel secondo tempo nella fase di riproposizione non siamo più riusciti a gestire la palla, punto. E poi ci abbiamo anche preso gol, magari in quel momento meritatamente, poi anche se la partita l'avremmo potuta rimettere. Non avevamo grandi spunti là davanti questa settimana perché tra l'altro non avevamo neanche Arcamone purtroppo. Questo è un problema. E poi ci si è messo, come ho detto, che questo è un attenuante sembra, però ci si è messo pure in quel momento che ha cominciato a piovere, a diluviare, ha cominciato a tirare il vento contro. E in quel momento è stata dura. Poi comunque tu hai creato anche la possibilità di pareggiare, ma è stato sì. Episodico, non è che noi no, ci siamo rimessi sotto. La partita è io questa. Dico noi che abbiamo vinto tante partite. Per quel e questo... che sentivo ieri e per quel che vedo oggi e anche per quel che ascolto oggi, secondo me, no, a testa altissima, siamo usciti. No, non è che abbiamo perso con i 5-0. Cioè, sì, capito, sì, non è. Perso una siamo usciti a testa altissima e se fosse finita in parità... Cioè, probabilmente è successo una cosa... Molto... Allora, la lettura è stata già fatta dal presidente e dal mister. Io ribadisco questo concetto. Loro sono usciti dagli spogliatoi dopo il primo tempo, sapendo che la dovevano vincere. Non si sa come, ma la dovevano vincere. E hanno messo quella carica agonistica, quei nervi, perché quei 20 minuti sono non di gioco, ma di puri nervi, di pura energia, li dobbiamo stritolare nella loro metà campo. E l'hanno fatto e al culmine di quelle azioni hanno trovato il gol del vantaggio. Cioè. Dopodiché, fatto quello, hanno cercato di gestire, ma la chiave... è meramente, diciamo così, quasi meramente non psicologica. Non tecnico-tattica, ma psicologica, d'altra loro la dovevano vincere, perché è chiaro che il Teramo che arrivava ad Ancona era una squadra che era più squadra dell'Ancona, che ha messo dentro tre grossi calibri, ma sono tre giocatori nuovi, alcuni dei quali forse non hanno fatto neanche allenamento. Marino è un concetto interessante. Marino è arrivato il giorno prima, ha fatto anche la trasvolata lì con la Sicilia. Quindi l'hanno vinta di puri nervi in quei 20 minuti, ed è l'unica chiave. Aggiungiamoci, come dice il mister, che poi c'è stato il nubifragio, perché nel finale il Teramo a sua volta di nervi mai l'avrebbe ripresa e non ha avuto le condizioni ideali. Ma quella è la chiave, secondo me, principale. In un primo tempo che è stato del tutto equilibrato e quasi interlocutorio, quei 20 minuti loro sapevano dovevano dare tutto e l'hanno dato e gli è andata bene. È vero, ragazzi, ma nel circoscrivere le nostre analisi che continuano ad essere esclusivamente nella lotta fra Teramo ed Ancona, non stiamo forse commettendo l'errore di sottovalutare la realtà civitanovese, secondo me ancor più che realtà San Benedettese, che pure altra realtà di questo campionato è, considerando che sono lì, sono attaccate all'Ancona. Presidente, che dici? Io ho visto come la Civitanovese ieri ha vinto su un campo difficile. Benissimo. A Trivento, ha vinto largamente, sbagliato il rigore, dominato la partita, giocando bene. Sì. Ieri sera sono andato a letto presto, e ho pensato a quello che dici tu, quindi mi sono rivisto un po' anche la prima partita che abbiamo fatto noi contro la Civitanovese, la squadra tosta, e anche se non con grossi calciatori, proprio perché poi tutti si fanno bravi. Mi dice il presidente della Civitanovese, dice noi spendiamo 4 soldi, me lo disse a fine partita. E quindi però io credo che anche loro hanno investito. E credo che sia una squadra che ci darà da torcere fino alla fine, come la San Benedettese, che la San Benedettese dopo di noi non ha perso più. Quindi credo 10 che risultati utili di fila e 5 vittorie abbia fatto. La Civitanovese ora ha due partite chiave, perché a Teramo e Ancona, e lì si vedrà se veramente... Cioè qui in queste due partite la Civitanovese potrà avanzare la sua candidatura a vincere il campionato, ma dipende da quello che farà in queste due partite. Prima in casa col Teramo, poi ad Ancona. Ma tra le altre cose, piccola considerazione, il Teramo, se
riesce a passare indenne la trasferta di Civitanova, anche qualora dovesse pareggiare, l'Ancona vince con la Città Sant'Angelo con l'Angolana, che ci può stare, e vai a più 3, ok, però il Teramo dopo si è fatto tutte le trasferte con le altre squadre, con sì, San Benedettese, Civitanovese, Ancona, no, Trivento, con tutte le più grandi in trasferta te le sei fatte tutte, so, quindi le puoi attendere in casa. È un discorso, credo, che va fatto nell'arco del girone di ritorno, in cui loro la carica e la tensione agonistica cambia. Noi lo facciamo noi questo discorso, loro non lo fanno, perché credo che il mister no, giustamente... No, questo discorso perché non lo fai? Tu sai che poi nel girone di ritorno dopo Civitanova hai tante partite in casa e poche fuori, quindi questo è un discorso anche che non lo fa. Sì, e sai pure che il tuo campionato a quel punto passerà dalle partite casalinghe. Però alla fine... sono situazioni che uno valuta, perché giustamente fa sto mestiere ed è stupido che non le valuti, però il problema grosso è che noi abbiamo a che fare dall'inizio di questa stagione, al di là che poi noi abbiamo fatto, abbiamo avuto una media superiore all'attesa, no? Ma anche superiore a una media normale di una squadra che vuole vincere, perché chi ha fatto 35, 36, 38 punti ha i numeri per poter vincere il campionato, chiuso. Quindi anche quando io dicevo che il campionato non si deciderà mai a dicembre, ma anche se noi avessimo vinto, certo che con l'Ancona scavi un solco fondamentale, però mica è detto che poi le altre squadre che tu batti l'Ancona non ce ne sono altre. Quindi siccome questo è un campionato che ha anche Trivento, secondo me, tra le squadre forti, che ha anche la Vispese che comunque è calata così, ma non è detto che la Vispese tra 10 partite diremo ne ha vinti 10 di fila. Ok? Quindi il campionato si deciderà alla fine. È vero che adesso tu più punti fai e meglio è, ed è vero anche che se noi avessimo vinto ad Ancona era molto meglio che aver perso. Sì, certo. Ricordiamo anche però, che l'Ancona adesso ha Civitanovese fuori casa la seconda giornata e poi ha la San Benedettese di seguito praticamente. Sì, ma ce l'avremo anche noi la San Benedettese. Sì, sì, no, dico però cioè, il campionato adesso ricomincia da capo. Esatto. Il girone di ritorno è comunque più duro dell'andata, perché mentre all'andata sì, hai tempo per recuperare contro tutti, sì. E quindi hai anche la possibilità del mercato di dicembre per rimetterti a posto qualcosa, dopodiché non hai più possibilità, hai bisogno di un punto, lo devi fare a tutti i costi se ti devi salvare, e quando tu giocherai la partita col Miglianico non è detto che la vincerai, perché adesso consideriamo il Miglianico una squadra, diciamo, che si deve salvare. Quindi dovrai fare i punti li farai se ti alleni bene, se sei concentrato e se la società ti dà la forza, come ci sta dando, di stare sereni e di lavorare. Poi però ci sono anche le altre squadre che magari hanno una media fantastica e tu magari pur facendo bene arrivi secondo, ma mi auguro di no. So Andrea che vuoi incalzare, ma abbiamo 18 sì. secondi alla pubblicità, allora io direi, se siamo d'accordo, di rispettare con precisione cronometrica il secondo impegno commerciale. Tanta posta, interviste, tanti argomenti. È una cartolina musicale che è arrivata nella nostra redazione in FTP per l'amministrazione comunale di Teramo, con la quale ci saluteremo e ci daremo gli auguri televisivi. Gli impegni normalmente riusciamo a mantenerli, l'avevo con Andrea prima della fascia commerciale, prego. Allora, domanda secca al mister e risposta più o meno anche secca, sull'impiego di Tomaselli, come mai ha scelto ieri Tomaselli al posto di Chauvet, e poi sia il presidente sia il mister, non so chi vuole rispondere, se siete preoccupati della condizione di Arcamone, che ha iniziato benissimo, poi ha avuto diversi contrattempi, tant'è che non è stato neanche disponibile nella partita di ieri, e se... Ricorderai Marcello Di Giuseppe disse qui io marco il mercato dell'Ancona. Alla luce del mercato dell'Ancona, ritenete che si possa pensare che il Teramo possa fare altri innesti importanti, magari di personalità, di grande personalità, tanto da poter anche incidere sugli equilibri di spogliatoio, ma potrebbero essere utili questi acquisti
per acquisire maggiore esperienza e sicurezza in vista di un girone di ritorno dove si decide il campionato. Allora, Tomaselli e Arcamone risponde Roberto, al resto credo che debba rispondere il presidente. Quindi Arcamone pure a me lo metti? Beh, sì. È giusto. È giusto che rispondi tu. Tomaselli ha giocato perché è bravo e perché Chauvet questa settimana non si è mai allenato, ha avuto un problema al polpaccio che comunque gli dà fastidio anche domenica, quindi lui fino a domenica mattina insomma abbiamo parlato e lui si sentiva di giocare, ma il rischio che si potesse far male era grosso. Tra l'altro lui anche la settimana precedente aveva saltato tanti allenamenti per lo stesso problema, quindi siccome dice Tomaselli che in questo momento sta bene ho optato per lui. Di Arcamone, cioè Arcamone la domanda è diversa, no? Perché non ha giocato, perché siete fortunato. Preoccupati del fatto che Arcamone stia saltando queste partite e abbia diversi contrattempi? Anche per tranquillizzare la gente da casa, perché ricorda memore dell'anno passato dove Arcamone ha saltato tante partite che ci costarono un po' il campionato, fra lui, sì, e Borrelli, insomma, quelle assenze costarono il campionato. Innanzitutto io direi come premessa che Arcamone, per quello che mi riguarda, è un attaccante molto forte, sicuramente in questa categoria è uno dei più forti ed è un piacere che io lo possa allenare e secondo me è un piacere che Teramo possa avere un attaccante di questo valore. Che lui l'anno scorso abbia avuto dei problemi, lo so, e che quest'anno ce n'ha qualcun altro lo so pure. In questo caso io posso dire che ho fiducia nel ragazzo e nella sua voglia di rimettersi a posto. Purtroppo non è stato fortunato perché nel momento migliore ha avuto un problema all'adduttore che l'ha tenuto fermo un paio di settimane. Poi in quel momento ci è rientrato Bucchi e Masini stava andando forte e onestamente non l'abbiamo neanche voluto forzare più di tanto per poterlo far rimettere a posto in una certa maniera, però poi lui ha avuto anche un piccolo inciampo personale che comunque l'ha un pochino debilitato anche dal punto di vista psicologico, perché ha avuto un problema familiare e in quel momento lui ha perso un po' di condizione, questo è vero. Io considero che se Arcamone riesce adesso ci abbiamo la sosta, quindi è preciso, e difatti non l'abbiamo forzato neanche ieri. Con questa sosta lui possa rimettersi in carreggiata, possa rilavorare bene come ha sempre fatto e possiamo avere un giocatore pronto per il girone di ritorno che è un giocatore importante, che è un giocatore non molto è un forte. Giocatorino, stiamo parlando di un giocatore. Sì, questo è quello, è la nostra speranza. È chiaro. Leader dello spogliatoio, tra sì, altre cose. Sì, sì. È capitano del Teramo. Sì, sì. Capitano. Marcheremo l'Ancona, ha detto il tuo direttore generale. Il mercato dell'Ancona lo marcheremo. Il tuo direttore sportivo. Alla luce dei movimenti già fatti dall'Ancona, e magari altri ne faranno, non lo so, sì, il presidente Campitelli come si comporterà? Noi, io ho l'allenatore, c'ho il direttore sportivo, i quali dicono che la squadra è a posto. Io confido molto in loro perché sono dei professionisti. Quindi credo che la squadra stia a posto, a meno che se avranno delle problematiche così importanti che si tornerà sul mercato, però noi il portiere ne abbiamo bisogno perché ne abbiamo uno e l'altro è ancora giovanissimo, quindi avremo due portieri importanti, tre portieri importanti, sì, perché io per me il terzo, mentre ha ragione lui, tre portieri importanti. Poi tutto il resto, noi quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto. Se Arcamone, come credo, perché noi con Arcamone ci crediamo, ci abbiamo creduto, ce lo teniamo stretto perché è uno dei migliori attaccanti di questo campionato. Abbiamo due prime punte, due seconde punte, con l'acquisto anche di Azzetto. Quindi noi grosse problematiche non ce le abbiamo. Se stanno vedendo per un altro giovane sulla fascia, quindi se ci sarà l'opportunità, se non siamo coperti in questo modo, quindi credo che la società è a disposizione. Se serve qualcosa noi non ci tireremo assolutamente indietro, come non lo abbiamo mai fatto, anzi abbiamo preso sempre qualcosa in più e qualcosa che qualcosa in meno, quindi noi ci stiamo, ci saremo.
Vogliamo il campionato, stiamo lì, lo vogliamo vincere, non è che ci possiamo nascondere. Lo volevamo dietro, vincere a luglio, figuriamoci se non lo vogliamo vincere a metà strada con 5 punti di vantaggio sulla seconda, 6 sulla terza, 7 sulla quarta, perché poi i numeri hanno un senso nel calcio, hanno una logica, e i numeri del Teramo erano e restano, Ancona inclusa ovviamente, dei numeri non importanti, stratosferici, perché tali erano e tali restano, e fa bene la regia magari dire a confermarci cosa, questa graduatoria. Sembrano pochi, 42 del Teramo. Sì, se moltiplichiamo per due fanno 84. Fanno 84, con tre partite in meno rispetto all'anno scorso. E se noi poi vediamo l'Ancona, la Civitanovese e la San Benedettese stanno facendo un campionato oltre le righe, perché hanno fatto tantissimi punti. Sì, quindi sì, vuol dire soprattutto che Civitanovese e quella San parte sopra è molto più forte. Cioè, questo girone si vede che ci sono due gruppi, un gruppo molto più forte dalla parte di sotto. Quindi l'anno scorso forse era un po' più equilibrato di quest'anno. Sì, un po' più difficile per molti, ma in realtà questo è un campionato più competitivo, al vertice. Cioè la forza delle prime è superiore alla forza media delle prime dello scorso anno. Permettetemi anche di aggiungere, visto che stiamo facendo anche questi riferimenti, che nel girone di andata il Teramo ha giocato 8 gare in casa e 9 in trasferta, il che vuol dire che sarà l'opposto al ritorno. E permettetemi anche di dire che delle 8 partite casalinghe, in realtà il Teramo ha giocato 5 sole volte con i tifosi propri che hanno incitato la squadra, perché in 3 occasioni abbiamo giocato a porte chiuse e in campo neutro. Non so se sia un caso, questo lo dico io, che in una di queste 3 abbiamo lasciato 2 punti ad una squadra che è stranettamente inferiore al Teramo e che è il Miglianico. Magari, manca la controprova, però magari può succedere che quella gara giocata in casa comunque la vincevi. Quindi anche questi sono riferimenti importanti, non sono per esempio i riferimenti della seconda Ancona, adesso non sono documentatissimo su Civitanovese e Samba, ma è certo che i numeri del Teramo sono sicuramente questi. Mi scuso con i miei colleghi che avranno altro da chiedere, ma credo che vogliano fare altrettanto i nostri tifosi da casa, e allora andiamo con altri messaggi, un altro gruppo di 7-8 messaggi, Marco. Ne sono certo, la partita di ieri darà un ulteriore stimolo alla nostra squadra, paradossalmente. La sconfitta, che comunque ci lascia a più 5, la trovo salutare. Tanti auguri a tutti e forza diavolo. Come la legge questo messaggio, Roberto? Che diceva in tempi non sospetti, prima o poi la perderemo la partita, prima o poi la perderemo. No, fa piacere che adesso, non so se voi filtrate i messaggi o meno, no, perché suppongo di sì. Perché solo quelli offensivi. Non arriva una quelli polemica. Offensivi, se sono tali, non vanno in onda. Però tutto ecco, se questo è il pensiero di un tifoso, a noi fa più che piacere, perché significa che vuole bene al Teramo, vuole bene a questa squadra e dà fiducia in questa squadra. E questa squadra ha solo bisogno di avere fiducia e ha solo bisogno di essere spinta. Ecco, magari cercare la polemica facile, come spesso invece fanno i soggetti alla mia sinistra, chi sono? Che fanno finta anche di non sentire. Come dicono ad Ancona, non aiutano nessuno, però è anche giusto che la critica, quando ci sta, è giusto che ci sia. Però ecco, in questo caso sono contento, perché lui ha detto una cosa che a me piace. Ancora messaggi. Il prossimo, la vendetta nei confronti di Pesaresi, vendetta sportiva nei confronti di Pesaresi, assistere sul campo al nostro trionfo di maggio e poi la sua pensione. Beh, è una bella. Questa è bellissima. È una bella, sì, anche perché posso raccontarvi una cosa velocemente, rientro in studio un attimo, un solo attimo. Mi hanno raccontato tifosi dell'Ancona, colleghi di Ancona, non tifosi dell'Ancona, che all'uscita del pullman non è, Robè, che eravate così tanto tranquilli, no? Perché fra improperi vari, qualche parolaccia che continuava a volare al vostro indirizzo, avete ricordato bene a tutti che i punti di vantaggio erano 5, cioè li avete salutati così. Quando è uscita la squadra. Quando è uscita la squadra. Tu c'eri? C'ero. L'hai visto anche tu? Tanto caso, la manita. La manita, insomma, è stata fatta. È stata eccezionale. Un po' di gusto. Tutti i giocatori.
Quasi no, tutti. No, io non me ne sono accorto. Prima che tu forse eri già rientrato perché la squadra è andata a salutare la curva, tu non ci vai mai, quindi loro sono sa che dicevo. Tu non vai a salutare. No, giustamente, io non stiamo più 5, quindi 5 è stato il saluto. Insomma, un po' di verve lì ci deve. No, ma nel tunnel sia nel primo tempo che nel secondo tempo. Walter, questo aiuta. Uscire dal campo tra gli improperi e rispondere in quel modo, forse è il modo migliore per tirare fuori. Quello sto dicendo, tiriamole fuori, queste cose sono state tirate fuori. Ma infatti questa squadra non è mica battuta, cioè. Assolutamente. Ha battuto sto io che sto a fare lunedì, tra virgolette. Ti ho visto più tranquillo e sereno oggi dell'altra volta quando vincevi sempre, cioè infatti ti sei tolto un peso. Esatto, sei tolto un peso, no. Perché finalmente è arrivato il momento della sconfitta. Finalmente hai perso. No, l'autocufaggio. Avrei fatto volentieri l'autocufaggio. L'autocufaggio. Anche in tribuna tifosi anconetani dicevano a fine primo tempo il Teramo si vede che è più squadra, questo dicevano anche loro. E tu dovevi fare gli scongiuri lì, perché lì gli scongiuri sono di rito, presidente. Tu non sei superstizioso, lo so, no. Per niente. Allora, prossimi SMS, i prossimi. Eccoli, al ritorno ne giocheremo 10 in casa e 7 fuori, perché quelle con il San Nicolò solo sulla carta erano partite in trasferta. In realtà ha ragione il nostro tifoso, è vero, è vero. Ne giocheremo 10 su 17. Ancora. No, se contiamo, scusami, se contiamo la Civitanovese noi ne giocheremo 10 in casa e 6 fuori casa. Dopo Civitanova, dopo Civitanova, è vero. Senza scontri diretti in esterna, come ho detto prima. Senza nessuno scontro diretto è esterno. Ma insomma, attenzione. È fatta, insomma, no, non no, stavo detto che è fatta, però è un riferimento importante. Cioè, noi li facciamo. Allora, buon pomeriggio a tutti. Ero a Riccione, proprio dietro al presidente, e ieri era ad Ancona. Concordo in tutto quello che avete detto. Il Teramo è e rimane una grande squadra. Calma però, perché una sconfitta ci può stare, il campionato è lungo e da quanto visto non ci sono fenomeni. Forza Teramo, scrive un tifoso che si chiama Emidio da Pesaro. Grande Emidio. Da Pesaro, grande Emidio. Vale due questo tifoso, ok? Allora, prossimo, ci seguirà su internet. Ma come non era quella del Teramo la tifoseria più maleducata? Da noi appena apri bocca tutti i puritani e arrivano i nostri, gli Stuart. Al ritorno accogliamo i dorici al vecchio nostro stadio comunale. Auguri da tutti, da Alfredo Napolitani. Sarebbe bello, sarà un po' difficile. D'accordissimo Alfredo, sono d'accordissimo io. Purtroppo noi non abbiamo la forza. Allora, buon Natale a tutti, la partita l'abbiamo presa un po' moscia. Ci deve servire da monito se vogliamo andare avanti in C2. No. Saluti Mimmo. ancora un paio Marco. Ma non servirebbe un altro attaccante? Arcamone rientrerà a Civitanova o è una cosa seria? Credo che Roberto abbia già risposto, no? L'Arcamone durante questa fase sarà recuperato. Però Walter, io aggiungo che fatemi leggere l'ultima, poi aggiungete quel che volete. L'ultima, scusate, ma Borrelli è scoppiato. La voragine, quando lo fai giocare, Cappellacci? Torniamo in studio. E questo è la voragine. Questo è l'esatto opposto di quando. Questo è il messaggio della voragine. La voragine lo firmo. Sì, questa è la voragine. Allora, che dicevi, Andrea? Dicevo che saranno importanti i primi 20 giorni di gennaio per capire, innanzitutto, le condizioni di Arcamone e se veramente questo Teramo ha bisogno di un ulteriore ritocco lì davanti. Siccome il mercato dei professionisti comunque sarà aperto, perché si può attingere anche lì, non solo a quello degli svincolati, sarà aperto in quel periodo. Io penso che questa è una valutazione che dovranno fare, soprattutto nei primi 20 giorni di gennaio, in base ai risultati della squadra, e al distacco e alle condizioni di Arcamone. Allora mi tiri in causa però, perché stavo pensando, voi considerate tutti allora Iazzetta come non una punta, mi sembra. Sì, come una seconda punta al massimo. Un trequartista allora, più che un attaccante. Allora, siccome abbiamo, mi sembra di capire, come caratteristiche tecnico-tattiche, già Borrelli la voragine, perché è stato preso anche Iazzetta e non un'altra punta più vicino alla porta? E qua ricominciamo il discorso di prima. E il presidente annuisce qua, ma perché non inquadrato e ride? Non inquadrato annuisce. Risponde. Ah, perché devo rispondere? Per forza. Stai sollecitato. Ma la pubblicità non ci sta? Sì, fra 8 secondi. Anzi, è superata da 8 secondi. 6, 5. Dai. Secondo me, se ci fosse nel programma, prova a buttarla lì, tu, faccio il tuo avvocato in questo momento. Posso? Mi dai delega? No. Allora rispondi tu.
Ma rispondo a che, quale domanda in fondo? Che, perché Iazzetta, se a prendere un giocatore diverso, con tutto il rispetto per Iazzetta, che ancora che magari visto, ci farà sarà che un grande giocatore e che è forte comunque. Come caratteristiche dico, perché ieri tu non avevi una terza punta da mettere nel momento topico dell'incontro. L'Ancona, pur avendo gente in tribuna, aveva Cipolla che è entrata. Guarda che ieri non ha giocato Iazzetta, perché Iazzetta è appena arrivato, anche se oramai è un paio di settimane che sta con noi, viene da e sta fermo da tanto tempo. Lui non è che ha fatto 40 partite l'anno scorso e poi ha ricominciato a pure Marino era fermo da tanto tempo, però ieri ha fatto il gol. Il no, Marino stava giocando all'Arezzo, sì, no. Diverso. Lui stava, ha fatto un mese in una squadra di promozione, quindi per quello che mi riguarda, se posso evitare di metterlo dentro subito e invece valutarlo meglio, anche di metterlo in condizione come è stato fatto con Borrelli, sarebbe la cosa giusta. Quindi, e poi lui perché è stato preso? Perché noi avremmo dovuto scegliere con la partenza di Berra un attaccante. Siccome ogni tanto giocando in questa maniera con Masini un po' defilato, no? Che voi chiamate 4 dei 3, ma io chiamo a caso. E i miei giocatori lo sanno, ci stiamo trovando anche bene e ci dà anche l'alternativa di variare qualcosa. Dovevamo prendere un attaccante che non fosse una prima punta, perché comunque prendere una prima punta con Arcamone e Bucchi significherebbe prendere non un asino, ma prendere un giocatore che avrebbe poco spazio, e se tu lo vuoi trovare anche forte che stia dietro Arcamone e Bucchi non è neanche facile. Quindi le due cose fanno scegliere un giocatore che sia un attaccante che possa saper giocare da esterno, che abbia qualche gol nelle gambe, eccetera eccetera. Abbiamo scelto Iazzetta perché potrebbe essere lui il giocatore ideale, potrebbe non esserlo in caso noi avessimo la mancanza di Arcamone e Bucchi per un periodo lungo, e a quel punto ti verrebbe a mancare l'attaccante più d'area. Che dobbiamo dire? Cioè, delle scelte puoi chiaro, fare, non è che è stato poi... molto chiaro, Roberto. Io dico, voglio dire al presidente se condivide quello io, che no, dicono io, i tuoi uomini allora, di mercato e tecnici. Purtroppo il presidente c'è un grosso problema che vorrebbe tanti giocatori sempre di più, però poi si creano altre problematiche all'interno dello spogliatoio, all'interno dei bilanci, quindi devo essere, e quest'anno sono meno tifoso e più presidente. Però giustamente quello che dicono loro è giustissimo, perché giustamente sono due prime punte importanti. Ma lui può essere più un trequartista, però è sempre un giocatore più offensivo, bravo. Berra non era una prima punta, quindi era un giocatore, è giustissimo che hanno preso questo. Il problema è solo uno, è Arcamone. Cioè Arcamone per noi è un pezzo, uno dei pezzi più importanti che abbiamo, speriamo di poterlo recuperare. Se lui non lo recuperiamo, Arcamone è una persona seria, quindi non è uno di quattro soldi, è una persona che spero che ci possiamo tenere anche in futuro senza manco un problema, dovremo rintervenire sul mercato, ma senza nasconderci dietro a niente. Quindi noi speriamo che Arcamone lo recuperiamo senza problemi, ma se puta caso ma cos'ha sto ragazzo? Cioè, è un problema, ma non niente di fastidio, niente di particolare, ha avuto un problema al polpaccio nel momento dopo all'inizio aveva avuto un problema all'adduttore, poi ha avuto un problema al polpaccio problema nella partita che lui è entrato, è entrato in casa una partita che noi comunque abbiamo vinto con la testa, no, quando avevo fatto gol la settimana prima, lui è entrato con la vispesa due settimane prima, sì. E lui ebbe un problema lì, lui era avvelenato quella partita, quando è entrato voleva fare gol, ha dato più di quello che doveva dare in quel momento, perché ha fatto un paio di scatti che non ce l'ha in questo momento. E ha avuto un problema al polpaccio, ma niente di grave, quindi non nessun stiramento. E poi ha avuto una ricaduta sull'adduttore la settimana questa dopo Val di Sangro, perché anche lui lì perché vuole sempre spingere. Quando piccole invece cose, non cose grave. Ha fatto un allenamento il martedì che sembrava ce pazzo. Lo il mercoledì ha avuto un acciacco. Abbiamo detto, ma lui ieri, se era un altro. No, lui mi ha chiesto di venire. Quasi che andava in banchina.
bene, può essere pure che gioca, però poi può essere che si aggrava la cosa. No, non corriamo rischi inutili. Siccome noi non lo vogliamo sostituire a Scamone, allora vogliamo anche magari perdere qualche punto, tra virgolette, perdere magari la possibilità di averlo per averlo bene il girone di ritorno. Se, come dice il presidente, se magari dovesse succedere una cosa grave, che è una cosa grave, uno si rende conto che c'hai Carcamone per 5 partite, è normale che tu probabilmente devi guardare intorno, ma non è intenzione di nessuno. Allora, noi abbiamo l'ultimo impegno pubblicitario, peraltro con notevole ritardo, quindi avremo meno tempo dopo, lo assolviamo, rientreremo in studio con altri sms, annulliamo le interviste del post gara che seguirete nella edizione del telegiornale di questa sera. Grazie. In studio abbiamo 12 minuti, una quindicina di ulteriori sms già acquisiti, una cartolina bellissima con la quale chiuderemo questo numero di Teramo Channel. Vediamo di riuscire a fare tutto, ci proveremo. Sms sicuro. Allora, abbiamo solo due attaccanti al momento, visto che Carcamone gioca una partita sì e qualcun'altra, 5 o 6 no. Come sta messo ne abbiamo già parlato, il mercato no, credo che ne abbiamo già parlato abbondantemente. Prossimo sms. Allora, premetto che se fossi un tifoso giugliese ora penserei a ben altro, fra virgolette. Capisci a me, sì, insomma, abbiamo compreso. Tuttavia l'invidia, fra virgolette, dei cugini, fra virgolette, è sempre energia pura. Per ciò che riguarda la partita, credo che concomitanti ai loro raddoppi forsennati ci sia stato poco movimento senza palla. Che ne pensa il mister? Grazie Presidente. Sei un mito. Riesci, Roberto, grazie in pochi a secondi a rispondere? Sì, se è vero perché c'è stato poco movimento senza palla? Ma io ho già detto che siamo mancati un pochino dalla tre quarti in avanti nel primo tempo, dove se fossimo stati con i soliti giocatori che trovano sempre lo spunto avremmo potuto metterci la partita in un'altra maniera. Il movimento senza palla, più o meno noi ci muoviamo sempre spesso, quindi non lo so, forse... Non lo so, se non sono molto d'accordo. Non è così facile dare risposta a domande di questo tipo, in realtà. Ho già detto che i 20 minuti del primo tempo e del secondo tempo sono stati brutti, quello sì, quello su quello. Bene, ancora sms, andiamo con almeno altri 4 sms in questa fase. Allora, ancora male per Teramo Calcio e per Pallamano, è vero, hanno perso entrambe. Meglio il nuovo stadio che il vecchio comunale, stretto, corto, mai più. È una valutazione la sua che rispettiamo. Ancora... Forza Presidente, forza Mister, non bisogna essere dispiaciuti della sconfitta. Il gol dell'Ancona è arrivato solo su un episodio, noi siamo più forti. Ma voi non pensate che per blasone, per seguito e per storia calcistica gli arbitri nel prosieguo del campionato possano favorire l'Ancona? Io questo non lo so e i nostri tifosi e i nostri ospiti, se vorranno, possono rispondere. Un dato però Marco De Antonis da Ancona ce l'ha riportato. Rientriamo un attimo in studio, grazie. Ce lo ha riportato ed è un dato relativo alla forza di Ancona città che fa 1500 abbonati. 1450, Teramo ne ha fatti 300. 300. Ecco, siamo 1 a 5 da questa angolazione e venivano anche loro da un campionato minore. Il Teramo l'aveva già fatto un torneo di D, l'Ancona viene dal campionato di eccellenza. Ancora 18 mesi fa era in Serie B. 18 mesi fa era in Serie B, uno scorso anno però era in eccellenza. Sì, è al primo anno di Serie D e registra
1500 abbonati. Ecco, questo è un dato importante che credo conti più. San Benedetto delle... ne ha fatti anche di più di abbonamenti. Ah, San Benedetto ancora di più, ma insomma siamo di fronte a... poi ad Ancona c'è una società che supporta i 1500 abbonati, a San Benedetto magari c'è una società meno organizzata al momento, senza nulla togliere alla San Benedettese, ci mancherebbe, o a quella società. Però insomma mi sembra che ci siano realtà diverse oggi, il campionato non sta esprimendo queste differenze, però probabilmente è così. Ancora sms, prendiamone ancora tre, due o tre. Allora, non facciamo drammi, siamo a più 5. Chiunque di voi ci avrebbe messo la firma a questo punto del campionato, ed è vero, e lo abbiamo anche detto e ricordato in apertura. Ancora, salve a tutti, faccio i complimenti al presidente perché ci sta regalando ciò che ci spetta. Una domanda per Cappellacci. Lei è un grande allenatore, ha fatto sempre bene fino ad ora, ma perché sull'1-0 non ha giocato con le tre punte? Rientriamo in studio, perché non ce l'avevo. Non ce l'avevo, terzo punto. Comunque è forte perché mi dà del lei, quindi io non sono abituato, neanche i giocatori me lo danno. Quindi... Vabbè, pensi non c'era la terza punta, non c'era Arcamone, non c'era Arcamone. Andrea, Marco, in questa che è la tornata finale, 7 minuti e mezzo abbiamo. Sì, è una cartolina da mandare. Sì, magari volevo parlare anche tatticamente un attimo con Cappellacci rapidissimamente sul fatto che molte squadre quest'anno mi sembra che giochino col 4-3 o in modo casuale, come dice lui. Però sì, con mezzale casuale è il nostro, casuale. Con mezzale sinistre sempre molto fantasiose, perché a Teramo c'è Borrelli, a San Benedetto tutto è ricominciato con Di Vicino in quella posizione, ad esempio Di Vicino sappiamo i suoi trascorsi. Ad Ancona ho visto un Costa Ferreira che faticavo a ricordare così a Teramo, quando l'anno scorso giocava largo, dimenticato sulla fascia. Quest'anno da mezzala a me sembra che abbia delle qualità molto maggiori, vero presidente? Sì, sì, difatti stavo parlando prima con lui, lui mi ha detto è un giocatore che ci piace, che mi piaceva, e quindi forse non lo conoscevamo bene, come oggi l'abbiamo saputo rivalutare noi. Non conoscevamo bene il Borrelli, che anche da mezzala secondo me il suo ruolo si estranea molto meno, è più partecipativo al gioco di squadra, e lì ho rivisto un po' la stessa cosa. Però quando ha pensato il mister di cambiare anche qualcosina? Tu hai sempre detto che hai sempre giocato in modo elastico tra 4-4-2 e 4-3, senza parlare tanto di moduli, però Borrelli ci ha dato qualcosa in più come incentivo in quella posizione, più nel vivo del gioco. No, ma guardi, qua si fa... mi viene da ridere, perché poi quando rientro dentro lo spogliatoio ci sarà sempre da ridere, no? Però noi questi cambiamenti, che per me non è importante il modulo, cioè non è importante i numeri, è importante il movimento che tu fai e i giocatori che tu metti in quel numero che tu dai, tra virgolette. Però che noi adesso giochiamo con questo 4-3 che voi avete definito 4-3, e io ho detto a caso, non perché gli altri giocano a caso il 4-3, perché noi veramente giochiamo a caso il 4-3. Lo facciamo per tenere Masini un pochino defilato, dove Masini è un giocatore, per quello che mi riguardo, o pensiamo noi addetti ai lavori lì nella Teramo Calcio, che sia un giocatore che magari poi quando sta a spalle alla porta o in situazioni di gestione della palla magari diverse perde qualcosa. Invece in una posizione più defilata, dove non ha grandi compiti di partecipazione al gioco collettivo, Masini si esprime molto meglio. Quindi è iniziata questa idea dalla partita di San Benedetto, dove tra l'altro volevamo anche proteggerci un po' di più per la forza della San Benedettese. Quella partita ancora non c'era Borrelli, no, c'era ancora la Boragine. Abbiamo spostato senza cambiare i nostri movimenti offensivi, senza neanche cambiare molto quelli difensivi, che in pratica si cambiava solo qualcosa a centrocampo, neanche nella linea difensiva. Tra l'altro ci è andata anche bene. Poi l'abbiamo riproposto e abbiamo continuato a fare bene. Masini ha continuato a fare gol e a fare grandi cose. Quindi durante le partite a volte siamo in una maniera, a volte in un'altra, anche se non se ne accorge nessuno, neanche io devo dire. E quindi adesso diciamo questo modulo a caso, proprio perché noi non facciamo i movimenti canonici. Forse si addice anche di più a Petrella in teoria, no? Ma sì, perché anche lì Petrella siccome abbiamo questi giocatori sugli esterni che hanno caratteristiche offensive, a volte per dargli un attimo di respiro, tu giocando con tre centrocampisti hanno la possibilità ogni tanto di non mettersi a posto, cose che invece non dovrebbero mai mollare se tu giocassi con i quattro centrocampisti. Allora, 4 minuti al termine, una nota di servizio intanto, perché più
più volte anche nel corso di Teramo Channel ci sono stati tifosi che hanno chiesto del ritiro della maglia ufficiale del Teramo per gli abbonati VIP. La Teramo Calcio ci comunica che i possessori dell'abbonamento VIP potranno ritirare la maglia ufficiale del Teramo recandosi da oggi sino a venerdì presso la sede a Piano d'Accio dalle 15 alle 18. In seguito ovviamente il ritiro sarà possibile sempre in sede dal 2 di gennaio tutti i giorni esclusi il sabato e la domenica negli stessi orari dalle 15 alle 18. Per chi ha acquistato l'abbonamento VIP ricorderete il Teramo Calcio avrebbe donato una maglia ufficiale della squadra biancorossa. Vorrei poter continuare a chiederti tanto altro anche sulla Borangine che secondo me è un grandissimo giocatore e che magari potrebbe essere anche un giocatore in più in questo girone di ritorno, ma non ce la facciamo, quindi meglio meglio per Roberto così. Il presidente invece no, siamo nell'imminenza del Natale, Teramo Channel sta per mandare una cartolina all'amministrazione comunale di Teramo che non ha neanche visto il presidente, che vedrà in onda fra qualche istante, però insomma è un altro anno che ci mettiamo alle spalle, è stato un altro anno secondo me fantastico da parte di questa squadra e di questa società. Fino adesso bellissimo, devo ringraziare Roberto perché non lo conoscevo, l'ho conosciuto, è una persona seria, onesta, corretta, sono molto felice di lui, quindi è stata una scelta positiva, una scelta giusta, spero rimanga con noi ancora per tanto tempo e auguro a tutti i tifosi del Teramo un felice Natale, un grandissimo anno nuovo, innanzitutto tanta salute da parte di tutti e poi gustiamoci questo campionato perché io lo voglio vincere, perché lo devo vincere, perché altrimenti sono venuto a Teramo non solo per vincere la promozione, l'eccellenza, voglio vincere la D e poi insieme a Roberto iniziare a progettare un qualcosa che ci possa portare a fare bene in futuro. Quindi questo è il mio obiettivo, perché in D credo che dopo 2 anni già si è restati troppo, perché sono troppi i costi e zero i ricavi, quindi è impossibile, perché al terzo anno non so se ce la faremo ancora anche a livello di bilancio, di economia, si riesca ancora a fare una D competitiva, perché la D credo oggi come oggi se sia, la vuoi vincere, sia un bagno lacrime di sangue, e sangue. È un bagno di sangue. Roberto lo sa, lo sappiamo tutti, quest'anno abbiamo fatto dei sacrifici immensi, come ben avete visto. Diciamo a Campitelli bravo, perché è un santo, perché se noi vediamo San Benedetto 1800 abbonati, Ancona 1500 abbonati, fatevi il conto, con 300 abbonati si incasserà 40.000 euro, quanto fanno 40 per 5, per 5 e quindi fanno 200. 200 e più poi gli incassi la domenica, più poi i contributi e tutto. Senti, non ti ho detto per non rovinarti, quindi per non aspetta, perché che a questa società dell'Ancona l'amministrazione comunale ha dato la gestione dello stadio gratuita. No, questo non lo sapevo, non ci voglio tornare. Darà la gestione dell'impianto. Sì, ma sicuro. Tanto per chiuderla qui. Però dico non scoraggiamoci, però non fateci neppure scoraggiare, perché io ci sto mettendo tutto di mio, tutto, me stesso, mattina, giorno, sera, tardi, quindi devo dire grazie anche alla mia famiglia perché non mi vede più, e se c'è stata anche questa piccola pazzia della TV l'ho fatto solo esclusivamente per il Teramo, perché qui poi si parla, si riparla e io credo che in futuro una squadra di calcio, perché credo anche che ho un grande dono, so fare l'imprenditore e ho molte volte dei pensieri che poi riescono. Credo che il futuro sportivo teramano possa solo essere gestito se ha vicino una televisione commerciale, e quindi secondo me abbinando un canale televisivo
con il Teramo, e se questo canale televisivo propone un buon commerciale, non avendo i 1700 abbonati che ha la San Benedetto, non avendo tutto il resto, penso che possa essere un binomio, e quindi chiunque gestirà il Teramo oggi fa parte della famiglia Campitelli, e sicuramente noi non è che molleremo adesso perché ci piace, perché siamo appassionati, e perché stamattina è venuto un cliente da me e dice: ma tu hai da fare una cosa, Lucia? Che cosa? Ma tu lascia lo Teramo, perché quello te fa perdere tempo, ci rimettono un sacco di soldi, ma la ditta fa che ne risente. Cioè, per dirti quello che all'esterno si dice, cioè oggi avere una squadra di calcio può darsi che anche a livello, che ti posso dire, bancario, e tutti hanno paura, perché chi oggi gestisce una squadra di calcio, ci sono delle uscite senza entrate, ma non si devono preoccupare nessuno, perché io su quello che faccio so fare i bilanci, li so addizionare. Forse non so parlare bene l'italiano, ma purtroppo poi c'è un'altra cosa. Piaccio così, perché Rozzi sapeva parlare solo il dialetto. Grande, e a me mi faceva impazzire. Senti, quindi, su questo discorso della televisione, l'hai preso pure agricolo. Su questo discorso della televisione, della squadra di calcio, un certo Berlusconi la pensava uguale, con le dovute proporzioni, qualche anno fa. Fece le stesse cose, ma vabbè, questa è storia. Io adesso voglio salutare e ringraziare, fare gli auguri a tutti, ma lo faccio velocissimamente, perché il modo più bello per fare i nostri auguri è quello che la regia adesso vi proporrà. Grazie a Cappellacci e al Presidente, ovviamente, grazie a Marco D'Antonis e a Costantino, al supporto tecnico. Inviamo una cartolina da Riccione. Quando con un'oretta di anticipo arrivammo in quell'impianto. Certo, la prossima puntata vi invieremo quella dell'anno scorso di Sant'Arcangelo di Romagna, ma potremmo parlare di Trivento o di Agnone, potremmo parlare di chissà quante altre realtà. Per adesso ci venne questa intuizione, allora questa la spediamo a Brucchi, e così abbiamo fatto. Arrivederci. Christmas and a happy new year.